Daniele Persegani prepara un piatto delle feste. Per celebrare il 1° maggio. Un primo a base di zucchine. Ecco le mezze maniche ripiene con crema di zucchine e menta. Ingredienti procedimento partiamo dal pesto di zucchine. Tagliamo le zucchine a rondelle, e le facciamo cuocere in padella con un filo d'olio ed uno spicchio d'aglio. Una volta cotte, le lasciamo raffreddare. Le trasferiamo in un mixer con il formaggio grattugiato, una manciata di pinoli, menta, prezzemolo e basilico. Un filo d'olio e frulliamo fino ad ottenere un pesto. Prepariamo il ripieno delle mezze maniche. In planetaria o in una ciotola, mettiamo il pan grattato, e lo profumiamo con della noce moscata in polvere. Lo scottiamo con un paio di mestoli di brodo caldo. Mescoliamo, in modo che si reidrati uniformemente. Aggiungiamo il formaggio grattugiato e l'uovo intero. Mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Stendiamo la pasta all'uovo con la nonna papera, in modo da ottenere una sfoglia sottile. Sul lato lungo della sfoglia, mettiamo un rotolino di ripieno. Avvolgiamo la pasta all'uovo sui cordoncini di ripieno, sigillando per bene. Tagliamo la sfoglia in eccesso, e tagliamo il rotolino ottenuto a tocchetti. Lessiamo in acqua bollente e salata per pochi istanti. Scoliamo le mezze maniche, e le condiamo con il pesto di zucchine.